Non basta una buona prova al Delfino per uscire indenne dal Benito Stirpe di Frosinone, dove la capolista cinica e spietata conquista i 3 punti approfittando delle prodezze dei suoi giocatori e di un Pescara ancora una volta spuntato. Allo Stirpe si presenta un Pescara ancora incerottato, oltre Lungodegenti, Bove e Palazzi all'appello mancano anche Falco, Proietti e Mancuso. In un pomeriggio freddo e piovoso dirige Ross di Pordenone, al terzo subito pericolosi padroni di casa con Dionisi che su punizione calciata da Ciano alza sopra la traversa 2 passi da Fiorillo. Al settimo si vede l'ex Cesenate che prima del limite scarica di poco al lato. Sin dalle prime battute il canovaccio del match sembra delineato con i ciociari a spingere con maggiore decisione, anche se al 14° l'occasione più ghiotta capita sui piedi di Amga che davanti a Bardi non riesce a dare potenza alla sua conclusione parata in 2 tempi dal portiere del Frosinone. La gara vede i ragazzi di Zeman comunque propositivi, anche combattivi in mezzo al campo. Al 20° arriva l'ammonizione per Campagnaro, però che va a fermare Dionisi lanciato in contropiede. La squadra abruzzese si fa apprezzare nel finale di primo tempo. Si rivede così il Delfino che al 44° con un tiro a girare di Baez che manda la palla di poco sopra la traversa. Nella ripresa al 5° Ciano, che sembra avere un conto in sospeso con il Pescara, sblocca però il risultato con un tiro velenoso dalla distanza che sorprende Vincenzo Fiorillo con la palla che si infila proprio sotto la traversa. Una doccia gelata ma soprattutto immeritata per la formazione ospite che si innervosisce con Perrotta che va a farne le spese e viene ammonito dal direttore di gara. Gli abruzzesi premono ma così facendo rischiano nelle ripartenze di favorire Dionisi e compagni. Al 18° Cociofani di testa chiama Fiorillo al salvataggio in calcio d'angolo sugli sviluppi del corner, però Terranova salta più in alto di tutti e mette alle spalle dell'estremo biancazzurro per il 2-0 che permette ai ragazzi di Longo di ipotecare la vittoria, anche perché Balzano e compagni accusano il colpo con il trascorrere dei minuti che non agevola l'eventuale rimonta nel finale di gara. Poi il doppio esordio in biancazzurro di Fiamozzi e di Cocco, reduce da un lungo infortunio, con la gara però ormai ai titoli di coda e con i ciociari che al 43° vanno vicini al tris con Cisba al Benito Stirpe. Arriva così la seconda sconfitta di fila con il 3° gol della formazione di casa segnato proprio dall'ex giocatore del Benevento. Ormai allo scadere per il Pescara il pensiero è volto già alla gara di sabato prossimo allo Stadio Adriatico con la Salernitana, una gara soprattutto dopo la rimonta subita all'andata alla Rechi che non avrà alternative con il Delfino che dovrà assolutamente cercare di conquistare i 3 punti.